Buongiorno a tutti, benvenuti al convegno odierno che verterà in materia di responsabilità civile penale in ambito sciistico. Volevo ringraziare i relatori per aver accolto il mio invito, l'invito di AG4ALGAP a partecipare oggi e spero, visto che so già che sono tutti molto appassionati, che riescono a trasmettere la loro passione per la montagna e per lo sci anche parlando di diritto. Penso che ne saranno capaci e riusciranno anche a trasmetterci qualche nozione interessante, anche alla luce di purtroppo molti incidenti che si sono verificati in diversi comprensori sciistici in questi ultimi anni. Prima dell'inizio dei lavori, passerei la parola al presidente Sandro Vaccaro per i saluti. Buongiorno a tutti. Prima di parlare di questo convegno, ricordo il posto occupato. È un'associazione alla quale noi abbiamo aderito già da diverso tempo e all'inizio di ogni convegno lo ricordiamo. L'associazione Posto Occupato è un'associazione che nasce per combattere la violenza sulle donne, per ricordare la violenza sulle donne e si chiama Posto Occupato in quanto gli ideatori hanno voluto con questo cartello che occupa presso tutte le sedi degli ordini che hanno partecipato, ricorda che in questo posto, come al cinema, come al teatro, come al ristorante, avrebbe potuto trovare posto una donna vittima della violenza. Fatta questa premessa, ringrazio sia la Camera Penale che ovviamente l'Agifor, Associazione Giovanile Forense, per aver organizzato questo evento con soprattutto dei relatori di assoluto rilievo anche per le esperienze personali in questa materia. È vero, ci sono queste materie e queste situazioni collaterali che devono essere affrontate perché ci sono delle leggi particolari, però poi le troviamo se capita un infortunio nelle sedi giudiziarie. E quindi conoscere questa normativa, approfondire questa normativa, le responsabilità dell'utente, del gestore dell'impianto e quant'altro, soprattutto alla luce di quelle che sono state le situazioni che si sono verificate, abbiamo letto poi sui giornali, sulla cronaca, quello che è accaduto anche con bambini che purtroppo sono state vittime di questi incidenti, deve essere richiamata l'attenzione. Ma è una cosa all'ordine del giorno, perché per esempio, come voi sapete, il diritto deve essere sempre in evoluzione. Noi usciamo come ordine, abbiamo organizzato il famoso diritto etica e tecnologia, Genova DET, che si è concluso sabato scorso. Anche in quella materia c'è una totale carenza normativa. E ci troviamo di fronte a situazioni veramente di oggi che non trovano una loro collocazione normativa. E queste carenze devono essere colmate. In questo caso, con l'esperienza degli avvocati e dei magistrati che se ne occupano, nell'altro caso proprio creando la normativa. E sono lieto di annunciare all'ordine che proprio ieri ho incontrato il ministro Bonafede. Il Consiglio dell'Ordine di Genova, grazie a Genova DET, parteciperà alla commissione che verrà istituita presso il Ministero per la creazione di questa normativa. L'esempio che faccio sempre, ne facevo prima parlando con due colleghe, che già oggi abbiamo gli interventi a distanza, cioè operatore a Milano, paziente a Firenze. Se nasce un infortunio, di chi è la responsabilità? Dell'operatore? Di colui che ha creato il software della macchina, dell'installatore, del programmatore, del manutentore, della linea, della macchina a valle, competenza territoriale. È un problema. Comunque non vi voglio tediare ulteriormente, ringrazio nuovamente l'associazione Agifor e la Camera Penale per aver organizzato l'evento e ovviamente i relatori. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente, lascio la parola all'Avvocato Scopesi, Grazie. Presidente della Camera Penale, con la quale abbiamo organizzato questo evento e che ringrazio ancora per la collaborazione. Grazie, grazie a voi, grazie al Presidente Vaccaro e all'Ordine come sempre per l'ospitalità perché la sede, devo dire, consente
consente questi eventi, consente a noi come Camera Penale e alle singole associazioni di sviluppare e portare avanti insieme, questa devo dire è una delle tante sempre utili occasioni di incontro e confronto fra noi, oltre che con la magistratura che anche oggi è presente e ovviamente ringrazio, senza far nomi ma insomma è evidente, perché veramente è un apporto che credo sia indispensabile in assoluto, perché se non è questa l'occasione per i confronti, non, al di là del soggetto che ci mancherebbe, non vorrei scivolare troppo nelle piagerie, però è chiaro che per noi è sempre un'occasione invece di confronto indispensabile. E, quindi lascerei veramente la parola al relatore, insomma l'argomento è... C'è chi ironizzava sulla data scelta, maggio, invece abbiamo anche indovinato il clima, credo, perché alla fine non più tardi di ieri nevica ancora, quindi lascio le parole ai relatori, grazie davvero e buon lavoro a tutti. Grazie.